sa benissimo che quegli italiani che furono uccisi per rappresaglia a quello che i partigiani avevano fatto in via Rasella, sapendo che ne sarebbe derivato non è stata una pagina nobilissima della resistenza, non è stata la più nobile. Anche perché quelli che vennero uccisi non erano biechi nazisti dell'SS, ma erano una banda di semipensionati, una banda musicale, sì. Musicale. Italiani peraltro. Alto Atesini, Alto Atesini. Sì. Guardi, l'ho definito italiani, che vuol dire che gli antifascisti non sono italiani? Mi pare che sia una molto comprensivo, onnicomprensivo storicamente. Un superstite del battaglione Bozen attaccato a via Rasella, il furiere Hans Plack, ha dichiarato al processo Kappler, virgolette, la rappresaglia alle fosse ardeatine fu fatta nel massimo rispetto della legge. Alla fine rimasero soltanto ebrei, comunisti e altra gente così, nessun innocente. Sa benissimo che quegli italiani che furono uccisi per rappresaglia a quello che i partigiani avevano fatto in via Rasella, sapendo che ne sarebbe derivato un... Possiamo non concludere ricordando l'incredibile leggenda che è stata costruita intorno ai fatti di via Rasella per screditare i ragazzi che avevano attaccato i tedeschi, e la leggenda secondo cui i nazisti, prima di compiere la rappresaglia, avrebbero chiesto che i responsabili si presentassero. Questa idea secondo cui i gappisti erano dei criminali e i martiri delle ardeatine erano morti non per colpa loro, ma al loro posto, questa idea ha una genesi che è stata studiata. Il giorno dopo la strage delle fosse ardeatine, il giornale del Vaticano scrive un articolo in cui racconta i fatti e chiama i morti tedeschi di via Rasella vittime e i 335 fucilati delle fosse ardeatine, virgolette, persone sacrificate per i colpevoli sfuggiti all'arresto. Che ci sia anche qualcun altro colpevole, magari di averli fucilati, il giornale del Vaticano non lo dice. La leggenda vera e propria, secondo cui i tedeschi avevano chiesto ai responsabili di presentarsi, viene diffusa già qualche giorno dopo, dal federale di Roma, Pizzirani, il quale deve gestire lo shock di una città che è totalmente sconvolta, adesso che sta venendo fuori quello che è successo. Perciò il federale Pizzirani mette fuori la voce che se si fossero presentati i colpevoli la rappresaglia non ci sarebbe stata. Il fatto è che i tedeschi non si sognarono neppure di pubblicare un manifesto in cui chiedevano ai partigiani di presentarsi e neanche di avvisare che ci sarebbe stata una rappresaglia. Le fucilazioni delle fosse ardeatine avvennero entro 24 ore, come aveva ordinato Hitler, e in totale segretezza, perché come disse Kappler al suo processo, avevano paura che se si fosse saputo che fucilavano 300 persone, Roma sarebbe insorta. Tanto erano sicuri che la popolazione li avrebbe coperti, e anche questo è indicativo. Erano uccisi per rappresaglia a quello che i partigiani avevano fatto in via Rasella, sapendo che ne sarebbe derivato un... C'è chi ha detto non dovevano fare l'attacco perché sapevano che i tedeschi poi avrebbero ucciso 10 persone per ogni caduto. E anche qui infinite discussioni per decidere se sapendolo bisognava fare l'attacco lo stesso oppure no. Finché gli storici non se ne sono occupati e hanno scoperto che appunto fino a quel momento mai i tedeschi avevano fucilato 10 persone per rappresaglia per ogni caduto. Beh, non fu una grande pensata, eh. Non mi sembra che fu la mossa più geniale. Io se fossi stato uno dei 335 con la pistola tedesca alla nuca non avrei pensato di essere
non so, che quei partigiani, quei 12 lì erano dei grandi eroi. Morire al loro posto non mi sarebbe piaciuto e non credo che la loro azione abbia avuto degli effetti particolarmente decisivi per la sorte della guerra. È stato un attentato, no? Questo non lo dico io, basta, lo dice la storia, passa per l'attentato di Via Rasella, non per lo sbarco di Via Rasella, il blitz di Via Rasella. Non mi sembrano degli eroi nazionali, mi sembra delle persone che non sapevano fare la guerra. Non è stata una pagina nobilissima della resistenza, non è stata la più nobile. Il risultato è surreale, perché i nostri alleati, lo Stato italiano legittimo allora combatteva al fianco degli anglo-americani e uno dei 17 ragazzi di Via Rasella morirà poi combattendo al fronte in divisa italiana nell'esercito italiano, combattendo contro i tedeschi. I nostri alleati sono rimasti stupefatti e ammirati dell'attacco di Via Rasella. Il generale Alexander, comandante di tutte le truppe alleate nel Mediterraneo, disse che lui aveva cominciato a rispettare gli italiani quando aveva scoperto che Roma era, virgolette, una città che ha osato sfidare in pieno centro un battaglione tedesco armato. Sarà per questo che Roma, che fino al 23 marzo era bombardata dagli americani ogni giorno, dal 23 marzo per 2 mesi non viene più bombardata. Però in Italia molta gente ha preferito pensare che l'attacco di Via Rasella è stato un delitto e i ragazzi che l'hanno fatto sono dei criminali. Ed è qualcosa che ci insegna molto sul paese che siamo. Grazie. E io lo chiedo a voi, ragazzi, quanto siamo disposti a perdere della nostra integrità morale ed intellettuale? Quanto cazzo siamo disposti a subire ancora? Perché questo attacco diretto alla storia non tenta di fare revisionismo per mera ignoranza, ma coscientemente mira a distillare un dubbio e aprire un dibattito. I nazisti erano dei carnefici o i nazisti erano delle vittime e i partigiani erano i carnefici? E questo non può essere un'opinione di dibattito del giornalista o dello youtuber di turno, perché questa storia deve essere scolpita nella pietra. La gravità di questi avvenimenti è stata ampiamente sottovalutata. Quindi chiedo a voi, cosa cazzo dovremmo fare? Perché se noi continueremo con questa ignavia a tollerare questo giornalismo e questo revisionismo, saremo direttamente responsabili della loro condotta. Dovremmo chiederci perché oggi come allora si tenta di mistificare usando ancora, dopo 70 anni, le stesse parole. Gli stessi giornali durante il ventennio scrivevano queste parole e ancora oggi la stessa retorica viene portata da un giornale che nasce come liberale nella libertà di stampa più totale, ma in realtà no, ragazzi, perché siamo tipo al 70° posto dopo l'Uganda. Questa è sinceramente la libertà di stampa che mi aspettavo da un giornale liberale conservatore. Chiedo le dimissioni di La Russa e la radiazione dall'albo del giornalista Pietro Senaldi. E non lo so, ragazzi, facciamo una cazzo di raccolta firme. Che dobbiamo fare? In un paese civile, una persona come La Russa, dopo le cazzate che ha detto, si sarebbe dimessa, oppure il popolo l'avrebbe preteso le sue dimissioni. Perché se un minimo La Russa, che finge adesso, ha chiesto scusa, ma non è che ha negato che quelle cose siano vere o false, ha detto non si sa, mi chiedo scusa se ho offeso qualcuno, però non è che ho detto delle cazzate, chiedo umilmente perdono. Perché oltretutto, se non lo sapete, come presidente del Senato, La Russa è anche tutore dell'archivio storico del Senato e quindi lui, come custode sacro massimo, si fosse degnato di leggerlo invece di dire che non si sa, io ho letto dei giornali, allora forse sono male informato. Tu dovresti essere la persona più informata di tutte. Se si fosse degnato di leggerla, La Russa avrebbe evitato di fare questa figura di merda, perché parliamo comunque di un personaggio storico assurdo, ma pure i suoi antenati, cioè i suoi bisnonni che hanno collaborato con
con Mazzini, nella liberazione della Sicilia pure dai Borboni. Addirittura il bisnonno era tra i mille, era uno dei tre colonnelli di Garibaldi. Cioè, ma ci rendiamo conto di chi cazzo stiamo parlando? E lui invece ha collaborato alla liberazione di Roma, la capitale d'Italia, dall'occupazione nazifascista, con un atto sovversivo che ha portato comunque alla morte di 35 nazisti, che comunque ha avuto degli effetti, anche se loro dicono di no. E oltretutto, se lui l'avesse letta, avrebbe visto che c'è anche... è tutto estremamente chiaro. L'ultima parola su Via Rasella è stata scritta il 23 maggio 2007 dalla terza sezione civile della Cassazione, forse non la riconosce la Russa, di Roma, e ha definito l'azione partigiana legittimo atto di guerra rivolto contro l'esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente i militari. Per questo ha anche ricevuto una onorificenza a Bentiveglia. Quindi non lo so, ragazzi, più di così, più chiaro di così, io non so. Parliamo di una persona che per tutta la vita ha continuato a lottare, anche come medico, oltre che a lottare come guerriero nei monti, sulla Prenestina e a Centocelle, per difendere la nostra città e liberare la capitale, ha continuato anche a lottare per il resto della sua vita, per i diritti dei lavoratori. Quindi... non lo so, ragazzi, è assurda sta cosa. Quindi vabbè, vi lascio il link perché non voglio continuare a morbarvi, ma è veramente interessante tutta la storia, insomma, vi spiega tutto quanto, e sono gli archivi storici del Senato, quindi non so, li linkerò anche alla Russa, magari gli mando un'email. E niente, ragazzi, questa è... stendiamo un velo pietoso sul giornalismo, perché questo davvero è un periodo momento inglorioso del giornalismo e della politica, davvero questo possiamo dirlo. E niente, questo vi saluto, ragazzi, e magari scrivetemi in chat, parliamone. Mi aspetto già qualcuno tra i commenti avvelenato che mi dirà che è Barbero che è di parte, me l'ha detto Rick Dufer, quindi quelli magari li ignoro, però sono aperto, insomma, un dibattito, parliamone, ragazzi, cosa siamo disposti a fare, che cosa vogliamo fare. E questo per la Digos, ragazzi, non è nulla di illegale, ragazzi, non vi preoccupate, non mi fate fare la fine dei P38. E dai, vabbè, comunque questa vi saluto, ciao a tutti.